Buongiorno a tutti, faccio questo video per chi non ha parametri per cominciare a correre. Io ho cominciato con 10 minuti di riscaldamento in camminata veloce in salita e poi alternavo 5 minuti di corsa, 5 minuti di camminata veloce, 5 di corsa e 5 di camminata veloce. Quindi per un totale di mezz'ora all'incirca. Poi piano piano sono sempre andato più ad aumentare. Mi trovo nella parte bassa di Rocca di Papa. Dopo averla scollinata, diciamo, concludo il percorso con 230-240 metri di dislivello che fanno veramente la differenza. Corro 3 volte a settimana, con il tempo brutto infilavo anche in mezzo 2 allenamenti da un'ora sui rulli con la mia bicicletta da corsa e col tempo buono uscite in mountain bike o bici da corsa. Ossigeno, aria, veramente veramente stimolante. È un'uscita questa da 1100-1050 calorie per sessione, quindi un'ottima andatura sia per allenare il cuore, il fiato, le gambe, quindi attività aerobica. Soprattutto per dimagrire. Il video vedrà un po' traballante, è normale. Corro. Questi sono i consigli che vi do per cominciare. Allenatevi. Se il video vi è piaciuto, mettete un like ed iscrivetevi al canale. Eccoci qui, Rocca di Papa, città del castagno. Un saluto. E vi accorgerete di starvi ad allenare bene quando riuscirete a fare attività fisica e a parlare senza troppo sforzo, senza troppa fatica. Respirate con la pancia bassa, sempre respiri profondi. Questi sono consigli che vengono presi molto spesso sotto gamba, ma è veramente il segreto per un ottimo rendimento quando si fa sport, sia in mountain bike, bicicletta, come in questo caso corsa. La respirazione. Buon allenamento. Un'altra cosa, un aspetto molto importante è la vestizione. Oggi la giornata era un po' incerta, ho messo un'incerata. Se potete non mettetela mai, perché una volta che cominciate a fare attività sportiva non potrete più fermarvi. È come avere un sacchetto di plastica. Sudore, perdita di molti liquidi, quindi è una cosa che sconsiglio, a meno che il tempo non debba essere un po' incerto. Ho beccato un po' di pioggia prima, adesso invece si è aperto, però cosa importante, aprire, respirare, far respirare il corpo, la pelle, soprattutto quando si sta in salita, anche la scarpa. È una cosa molto importante, deve essere della misura adatta e specifica per la corsa. Questo è un percorso di 8 km, sono 3 settimane che ho cominciato a correre e i miglioramenti si vedono giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento. Cosa importantissima, alla fine della sessione di corsa, almeno un 5 minuti di camminata veloce.
così per riossigenare e per defaticamento. E poi un po' di stretching, abbassate con la schiena, tirate la gamba in avanti tenendo il tallone bello tirato, la punta del piede in su, e poi al contrario, insomma il classico, senza che vi faccio vedere come si fa. Cosa ancora più importante, ragazzi, non so voi, ma io qua a diretta da 33 fanno ma bevo il giorno dopo, poi le gambe non girano purtroppo, quindi una corretta alimentazione se dovrebbe esserci zero alcol e una cosa che ho imparato dal mio corpo, una settimana vado forte, metto il tempo, questo era un circuito che finivo in un'ora e un quarto, adesso in 58 minuti, 55 minuti lo finisco, quindi tre uscite per una settimana forte, tre uscite per una settimana molto più lento, con calma, di recupero, sempre facendo sport. Questi sono i miei consigli. Buona corsa a tutti.